Nonostante il Nobel, nonostante la qualità dei vostri spettacoli, nonostante una carriera incredibile, dovete ancora oggi confrontarvi con la censura. Va bene, ma questa è una parola del Nobel che esistiamo. Se la censura non si accorge di te, vuol dire che hai perso valore e peso. È la solita tecnica del potere. È evitare che se ne faccia un caso troppo eclatante, quindi affossare ogni comunicazione che a proposito di censura, vi avevamo già accennato all'inizio del veto che la nostra compagnia ha subito rispetto a questo spettacolo. Vi avevamo tenuto nascosto il reale responsabile di questa censura. E allora ve lo posso dire, non è stato il governo che ci ha bloccato lo spettacolo a Roma. Non riuscite a immaginare addirittura la Santa Sede. Cosa l'ha motivata, al di là dell'omaggio a Franca Rame, che è stata una compagna di vita e una donna straordinaria di teatro, a portare in scena lo spettacolo, a portare in scena questo testo che non nasce come spettacolo in realtà? No, è nato come esigenza di testimonianza davanti a quello che succedeva davanti ai suoi occhi, al suo corpo, alla sua mente, in Senato e anche nella Camera, in tutto il mondo della politica italiana. Questo sfuggire ipocrita, pieno di bassa lega, di svolgimento esclusivamente al fine di avere vantaggio. Un presidente del Consiglio condannato come criminale, ma che in galera non ci vuole andare, non voleva nemmeno andare fuori dal Senato. C'era menzionato, ma non si era mai andato al Senato. Vuole l'amnistia, va a piangere da sua zia, della sua innamorata Toto, che poi sarebbe letta Toto, col quale si è appena sposata Toto, e nel letto che è dentro la mucchiata, no, che adesso si è dimezzata, no, però i ministri e i sottosegretari con i 30 saggi del governo delle larghe intese stanno con la sinistra nello stesso carrozzone, però senza fascisti, ma con i destri conformisti, gli ex comunisti e via questa porcata. Siamo disinformati, è per quello che è importante il lavoro che fate voi, che fanno altri giornalisti, che fanno anche gli autori, gli attori, i cantanti, cioè non fermarsi soltanto alle emozioni, ma arrivare anche all'informazione. Il potere odia sempre il conoscere, il sapere e la cultura, come succede ancora oggi. Tant'è vero che qualche giorno fa, proprio sotto le feste, da noi è entrata in vigore la legge Gelmini. Gelmini, l'ex ministro dell'istruzione che l'aveva proposta, legge che ha ordinato, state ad ascoltare un favore, aveva ordinato la storia dell'arte, compresa architettura, scultura, scenografia, musica, cinema, non deve essere più insegnata nei licei. In Italia, ignoranti fin da piccoli. Ma allora non c'è speranza né per la politica né per le istituzioni? No, è che bisogna continuare. Franca, non è che dicendo questo e dicendo oh quanti furbastri abbia mollato tutto. Lei ha chiesto le dimissioni perché non poteva più giocare alla finzione con tanti personaggi che si facevano vedere per 5-6 giorni, poi sparivano quando si arrivava al dunque e la lasciavano sola, a dire a questo punto non è più il mio mondo questo. Allora lei è uscita, ma
ha continuato a portare avanti le sue lotte, soltanto che ha cambiato registro, nuovo luogo, ha cominciato a muoversi in mezzo alle università, dai ricercatori, è andata dai giudici, ha fatto inchieste e ha portato ai giudici il risultato di queste inchieste e finalmente è riuscito, per esempio, l'uranio impoverito che ha creato tanti disastri nei giovani soldati, i quali sono ammalati di questo morbo terribile e poi sono morti e non erano stati riconosciuti come morti in conseguenza di questo uranio e il veleno che era entrato nel loro corpo, nel loro sangue. E Franca è andata avanti lo stesso e ha coinvolto ricercatori, uomini di grandissima cultura, gente che aveva fatto studi profondi sull'argomento e con questi naturalmente dei giudici si è fatto un processo alla fine, dopo anni, 2-3 anni dopo che lei era già uscita dal Senato, ecco che i giudici hanno dichiarato che lo Stato doveva risarcire i danni prodotti attraverso questo infame distacco e disattenzione a proteggere i propri soldati. Voglio vedere se avrete il coraggio di gettare il serpo sul sacro simbolo che tengo fra le mani, ma sul più bello, mentre i frati e i prelati cantano il Pietas Dominus Gratiam, ecco che con una voce terribile si alza dai tetti questo grido: Mine, fratelli bolognesi, ascoltatemi! Non mettetemi in soggezione se Gesù Cristo ha sopportato per anni questa gente intorno alla sua croce, accetterà anche questa nostra tempesta di merda. Naturalmente da ascoltare questa storia, la reazione della Puglia di Bologna 40 anni fa fu tremenda e i vari sapienti del clero col vescovo in testa gridavano: ma è indegno, questa che avete raccontato in teatro è una menzogna inaccettabile, è un apocrifo infame. Non passa un giorno che ecco che dall'università di Bologna gli studiosi più celebrati danno la loro sentenza. Si dispiace per il clero tutto, ma ciò che si racconta nella giungla rata del fuori della rana è veritiero e autentico. E ben giunto al giorno presso, ecco la più prestigiosa rivista poetica e scientifica di Bologna, la città sapiente, diretta da Roberto Roversi, esce con l'intero testo dell'anonimo romano sui fatti del tumulto di Bologna. Due parole sui ragazzi del Movimento 5 Stelle. Ho incontrato tutti i gruppi della Romagna, mi venivano a trovare a casa, si parlava, si chiacchierava, ponevano i loro problemi e mi sono sembrati tutti molto presi con coerenza e soprattutto con una preparazione sul teatro, sulla musica, sulla cultura e sulla politica soprattutto, veramente straordinario. Non sviluppano i loro discorsi su un linguaggio da macchina retorica montata a rotella, insomma. Cioè non sono ovvi, non sono banali, non parlano il politichese, tanto per dirci le cose. E questo mi ha sorpreso. Perché la prima cosa che scopri quando mi trovo a parlare con dei giovani che provengono dalle solite scuole dei partiti, ebbene è proprio
che riprendono tutti lo stesso tram tram e la stessa forma e lo stesso linguaggio. Questi veramente sono fuori, questo è un grande segnale. Il resto ancora è che sono curiosi, hanno una curiosità, una sete di venire a conoscere, di scoprire, e il contrario, e si pongono sempre il dubbio e vanno in crisi e dibattono con un linguaggio e una forma che non fa parte della nostra tradizione, è reinventata, e si vede che sono di un'altra cultura. A un certo punto sono anche un po' marziani, se vogliamo, rispetto al nostro modo di trattare le cose. Cioè sono fuori del registro troppo banale, ed è per questo che fanno paura. Fanno paura a certi partiti anche perché non riescono a capirli, non si preoccupano, non fanno lo sforzo minimo, questi anche giornalisti famosi, per poter oltrepassare i canoni, le forme, le metope, come si dice, della convenzione. E allora questo terrorizza, crea veramente angoscia in tutti questi personaggi che vogliono capire subito, vorrebbero poterti dire sono pagati, parlano sui tram tram ovvi del banale, sono fatti come gli altri, sono uguali a quelli che c'erano prima e che poi sono crollati, crolleranno perché sono la banalità, e qui sbagliano e avranno sorprese amare loro se non fanno lo sforzo di scendere dal loro gradino, che è quello di vedere dall'alto, pensando che dall'alto si possono vedere meglio le cose. Certe volte è proprio dal basso, cominciare con l'umiliazione meccanica, cioè la chiarezza e la distruzione dei luoghi comuni, che si riescono a capire le cose. Voglio ricordarvi che in Iraq e negli Stati Uniti c'è una guerra che ha mietuto fino ad oggi oltre 55.000 vittime civili. Il nostro governo italiano si occupa di moratoria internazionale sulla pena di morte. No! Ma non fa caso che dal Veneto partirà un'armata di distruzione e morte. Ripudiamo la guerra! Ma occupiamo i nostri territori perché gli altri la facciano. Ma che garbata forma di ipocrisia! Sozzoni! Cosa ne pensa di Renzi, per esempio? Lui è un uomo che sta andando verso il potere, gli interessa salire, quando dice no, io voglio continuare qui a Firenze, fare mi propongo ancora come sindaco, eccetera, eccetera. Può darsi anche che faccia questo, ma se lo fa è perché ne ha un vantaggio, perché è una carta vincente in più da mettere, certo, nel suo dossier. Ma però è pieno di queste spregiudicatezze, è uno appunto che va a incontrarsi con personaggi inarrabili, non va soltanto a trovare, spaccando i canoni e anche qualcos'altro dalla Berlusconi, certo, ma va anche da quello che era dirigente delle macchine di grande velocità della Formula 1, che è un personaggio intoccabile, è una che gli manca ancora di fare, non so io, l'organizzatore dei casini, e poi ha fatto tutto, insomma. Ha capito di chi parla. Sì. In questo nostro paese ogni cosa sembra andare proprio a rotoli. Sorprese ogni giorno da notizie nefaste, di truffalderie, compromessi orrendi, inciuci ignominiosi e promesse mai mantenute. Ma attenti, e parlo a tutti i responsabili di questa bagarre, state esagerando! È quello che un tempo è stato lanciato dai tetti contro gli infami medievali, può ripetersi anche oggi.